Allora, il video di oggi è qualcosa che sono sicuro piacerà a molti perché parlo di tecniche metaboliche, ok? Si parla i drops, il T-Response, tutte queste cose fighe che piacciono a tutti. Insomma, vi dirò perché usarle, quando usarle e cosa penso di quali sono le applicazioni pratiche che potete mettere in atto. Intanto, cosa sono queste tecniche metaboliche? Alcune le chiamano tecniche di intensità, alcune le chiamano tecniche metaboliche, non so se prendono altri nomi in giro per il mondo. In sostanza, cosa sono? Se avete sentito parlare di dropset, super serie, response, major reps, eccetera, eccetera, queste sono le tecniche metaboliche. Sono, a mio parere, vanno intese come tecniche metaboliche. Il motivo per cui alcuni le chiamano tecniche di intensità è che si riferiscono all'intensità relativa, perché con queste tecniche metaboliche, ovviamente, si lavora abbastanza vicino al cedimento, se non al cedimento, se non oltre il cedimento. E a breve vi dirò, insomma, che cosa intendo. Il motivo invece per cui io le chiamo tecniche metaboliche è che il tipo di stimolo che andiamo a dare è quello dello stress metabolico, che è uno dei pathways che stimola l'ipertrofia, di cui parlerò magari in un video specifico sull'ipertrofia, però ad oggi vi serve semplicemente sapere che è uno dei meccanismi che sembra stimolare l'ipertrofia. Non sappiamo ancora se è un effetto additivo al classico sovraccarico progressivo, tenendo presente che se fate una serie da 15 c'è comunque dello stress metabolico, però. Il motivo per cui tutti le fanno, o comunque tanti le consigliano, è che aggiungere per sicurezza un pochino di questo tipo di lavoro è probabilmente la cosa migliore da fare, perché non avremo probabilmente mai degli studi che riescono a differenziare le due cose. Per ragioni pratiche è difficile fare delle serie in cui non c'è assolutamente stress metabolico e quindi uno può sempre parlare, tirare in mezzo il discorso delle confound variables, di cui parlerò nei video sulla statistica. E dire ok, questo studio ha dato questo risultato, però non siamo riusciti, potrebbe essere un altro il motivo. È un po' come il discorso delle ripetizioni. Non sapremo probabilmente mai se c'è esattamente un range di ripetizioni migliore dell'altro. Sappiamo che c'è uno spettro di ripetizioni in cui lavorare, si può simulare l'ipertrofia. Nel dubbio, e cosa facciamo? Le lavoriamo un pochino tutte. Stessa cosa per stesso discorso per le tecniche metaboliche. La cosa importante è che una delle cose su cui siamo sicuri è che la cosa più importante è il sovraccarico progressivo. Come sappiamo che la cosa più importante è probabilmente fare dei lavori che siano mediamente pesanti e non solo serie da 30 ripetizioni. E quindi semplicemente le tecniche metaboliche non dovrebbero essere il fulcro del vostro allenamento, ma qualcosa che aggiungete in più al vostro allenamento ben strutturato per cercare di ottimizzare ancora di più le cose. Quindi questo perché usarle, quando farle. Allora, io le programmo sia nelle fasi di massa sia nelle fasi di cut prolungato. Tipicamente non le uso nelle fasi di mini cut, perché se avete visto il video sul mini cut ho accennato spesso al discorso della fatica. Ora, le serie prolungate e con un'intensità relativa altissima, perché si va praticamente a cedimento, ovviamente si portano dietro un bel po' di fatica. Se non avete i nutrienti necessari per recuperare, se siete in una fase in generale in cui c'è comunque stress e fatica per altre ragioni, il mio approccio non è una regola, è il mio approccio, è quello di eliminarle, tanto le stiamo eliminando per una fase molto breve, 5-6 settimane. Altro caso in cui le elimino sono le fasi di resintesi, che sono delle fasi a basso volume in cui in realtà siamo a mantenimento calorico, non sono delle fasi di cut né di massa. E il motivo per cui facciamo questo periodo di risintesi è proprio per deenfatizzare il corpo a tutto quello che è lo stimolo che gli abbiamo dato durante l'anno. Quindi, se lavoriamo a carboidrati alti, una delle cose che facciamo è abbassiamo i carboidrati. Se abbiamo lavorato a volume alto, abbassiamo il volume. Se abbiamo utilizzato ampiamente tecniche metaboliche, togliamo le tecniche metaboliche. In generale, deenfatizziamo il corpo. Motivo per cui facciamo questo è in realtà è fisiologico, il corpo ha diciamo, ricevuto uno stress, c'è questa legge del diminishing return che risponde sempre meno allo stress, no? Non possiamo, non è che il corpo si adatta all'infinito, si adatta, si adatta, si adatta, si adatta, a un certo punto diciamo, c'è un limite di risposta allo stress che gli stiamo dando. Arrivati a quel limite, ha senso eliminare o ridurre il più possibile la fonte dello stress, il corpo ridiventa sensibile a quella fonte di stress e riprendiamo a stressarlo. E questo è un motivo per cui diciamo non le uso nelle fasi di resintesi. Quando le uso invece fasi di massa e anche nelle fasi di massa di cut prolungato, la differenza tra le due è semplicemente che in massa le uso un pochino di più, durante le fasi di cut prolungato le uso in maniera un pochino più oculata.
Quando non farle, l'abbiamo detto. Dunque, quali sono a tutti gli effetti queste tecniche? Bene, avete sentito parlare, avete sentito parlare di varie tecniche, le ho accennate prima, ce ne sono tante, non le tratterò tutte, altrimenti diventano un video di un'ora. Vi accenno alcune che uso spesso, sono tre: dropset, respose, dropset meccanici. E le super serie sono una forma di tecnica metabolica. Il modo in cui io le utilizzo è proprio come dropset meccanici in realtà. Super serie che sono tra muscoli agonisti e antagonisti non le considererei in questo contesto, perché lì diciamo l'obiettivo è aumentare la densità dell'allenamento, non tanto l'intensità percepita sul muscolo target. Quindi partiamo dai dropset. Ora, che cosa sono? Semplice, alcuni lo chiamano stripping. I dropset sono sostanzialmente delle serie in cui fate le ripetizioni obiettivo, scalate il peso, in genere consiglio il 20%, continuate accedimento per altre ripetizioni, quindi partite subito, e poi potete eventualmente ripetere questo dropset. Io in genere programmo da 1 a 3 dropset. Perché 3, questo numero magico? Il motivo è semplice, ci sono studi che mostrano che c'è una soglia minima di intensità scendendo sotto la quale i guadagni ipertrofici, anche pareggiando il volume, non sono gli stessi. E è tipicamente il 30% dell'1RM. Fare tipo 5-7 dropset consecutivi ci porterebbe a utilizzare dei carichi irrisori che stavano sicuramente sotto il 30% dell'1RM, motivo per cui, secondo me, i 3 dropset sono un po' il massimo che uno può fare senza ridursi a dei carichi irrisori. Ovviamente non dovete farne sempre 3, potete farne 2, potete farne 1, insomma. Per quanto riguarda i dropset, ci sono degli esercizi che si prestano meglio e sono in genere gli esercizi che hanno il pin stack, quindi che avete gli esercizi e i macchinari in cui potete fissare e cambiare il peso semplicemente con un pin, solo per questioni pratiche. Okay? Se fate un esercizio con bilanciere, stare a fare i dropset su un bilanciere diventa un po' problematico. L'altro che uso spesso sono i respose. I respose sono delle serie in cui fate le ripetizioni obiettivo, aspettate 20 secondi e ripartite. Okay? Il motivo per cui insomma, uso i respose e i dropset su esercizi diversi è che secondo me si prestano proprio per... hanno delle caratteristiche che si prestano meglio in alcune cose e meno in altre. I respose in particolare si prestano meglio, secondo me, si prestano bene anche quando fate esercizi a pin stack. Ma si prestano bene quando fai esercizi in cui sarebbe scomodo scalare il peso. Okay? Quindi potete comunque usarli dove volete, vi sto solo dando le mie applicazioni pratiche. Li utilizzo di più dove è problematico fare dei drops. Ad esempio, per le ragazze, lo sapranno, metto i respose nell'hip thrust. L'hip thrust dovreste alzarvi, togliere le pizze, risedervi, rimpostarvi, ritrovare la posizione, diventa scomodo, invece di 20 secondi è passato 1 minuto. Cioè invece di scusate, nel dropset ovviamente si riparte subito, quindi invece di essere passati 5 secondi ne è passato mezzo minuto o anche di più. Mentre per un respose, che cosa fate? Rimanete in posizione, aspettate semplicemente che passino 20 secondi e ripartite, quindi è molto più comodo. Quindi è più di natura pratica il motivo per cui differenzio l'utilizzo di queste cose. I dropset meccanici, li ho accennato prima, sono delle super serie in cui l'idea però è di passare da un esercizio a un altro che ha una leva meccanica più favorevole. Okay? Quindi un esempio pratico per farvi capire cosa intendo è passare da una spinta manubrio a 30 gradi a una spinta su piana. Okay? Oppure passare da una forma di dropset meccanico che utilizzo anche è quella per esempio di fare un curl manubri in presa supina o in presa inversa e poi in presa hammer, dove in genere siete un pochino più forti e in generale state utilizzando muscoli leggermente diversi. Okay? Quindi sono semplicemente delle super serie in cui gli esercizi sono messi in una sequenza strategica che vi permettono di continuare la serie. Nel dropset meccanico, quello che non volete fare assolutamente è mettere per ultimo l'esercizio più complicato. Okay? Quindi in generale dovete sceglierli in modo un pochino accurato. Ci vuole un pochino più di conoscenza forse rispetto alle altre due della meccanica degli esercizi per sceglierli nella maniera giusta. Un'altra forma di super serie che utilizzo che mi piace molto, non so se inquadrarla nel contesto dei dropset meccanici, ma ve la cito, meccanici, ma ve la cito, è
quella delle super serie in cui, diciamo, degli esercizi in cui fate movimenti unilaterali, ok? Passate dalla variante unilaterale a quella bilaterale. Un esempio semplicissimo, affondi, squat, ok? Leg press singola, leg press con due piedi, leg curl singolo, leg curl con due piedi. Quindi quello che fate è ripetizioni con una gamba, ripetizioni con l'altra gamba, aspettate un pochino e continuate la serie con tutte e due le gambe. Okay? Il motivo qual è? È che ovviamente se il peso rimane lo stesso, sarete in grado con due gambe di estendere la serie. Parto proprio da questo concetto di estendere la serie, che se avete notato è il fattore comune di tutte queste tecniche. Perché questo? Perché in genere il motivo per cui si usano queste tecniche metaboliche è per andare oltre il cedimento. Prima ho parlato di cedimento, in genere uno dice ok, sono arrivato al cedimento, non posso fare altro. In realtà, e non voglio entrare troppo nella fisiologia, farò un video apposito su questo, però per spiegarvi un pochino il meccanismo, voi avete a disposizione un tot di fibre muscolari, ok? Per la quantità di fibre che reclutate contemporaneamente vi esprime il potenziale in termini di forza e di carico che potete spostare. Ora che succede? Alcune di queste fibre si stancano prima di altre, ok? Non si stancano tutte quante insieme. Quindi che succede? Che magari non riuscite più, non avete abbastanza fibre per spostare 80 kg, ma ne avete abbastanza per spostare 60. Quindi che cosa succede? È che con 80 kg arrivate a cedimento, ma avreste ancora margine per esaurire e stancare altre fibre muscolari che potrebbero continuare mentre altre si sono già stancate. Cosa usate qui? I dropset, ok? Perché questo? Perché appunto ve l'ho detto, se 80 kg non riuscite più a continuare, però 60 sì, scalate con il dropset e continuate con le altre fibre muscolari e continuate a stancare altre fibre muscolari. Questo è uno dei motivi per cui si parla di andare oltre il cedimento, ok? Perché per cedimento si intende il cedimento con il materiale, utilizzando tutto il materiale che ho a disposizione. È vero, contemporaneamente quelle fibre non vi possono più aiutare a spostare quel carico. Ma non sono tutte quante stanche, okay? Non si sono esaurite tutte quante insieme. Nei respose, nei dropset, quindi si parte subito. Nei respose il concetto è leggermente diverso, sempre un pochino fisiologico, non voglio farvi due scatole su questo, però voglio accennarvi le differenze che ci sono tra le varie cose. Nei respose il discorso è di natura fisiologica perché quello che fate in quei 20 secondi è state ripristinando un pochino di creatina in fosfato, ok? Quindi è il primo sistema energetico che utilizzate durante l'esercizio fisico. È molto rapido, ok? È molto rapido a ripristinarsi, è molto rapido a generare energia, ma purtroppo ne può generare poca, ok? Quindi è il sistema energetico che utilizzate per sforzi brevi e molto intensi, ok? Quindi quei 20 secondi vi permettono di recuperare un pochino di materiale energetico per poter riprendere la contrazione. L'altra cosa che succede ovviamente è che alcune delle fibre muscolari che avete stancato si recuperano, ovviamente dovuto al fatto che c'è di nuovo energia per contrarle, l'ATP, e potete continuare la serie. Nei dropset meccanici il discorso è appunto meccanico, ok? Il motivo per cui ho scelto questi tre esempi è proprio per questo, per mostrarvi insomma le differenze che ci sono. Uno può pensare che queste serie metaboliche sono tutte uguali e uno le sceglie a casaccio. In realtà c'è più di quello che si pensa dietro. Nei dropset meccanici il concetto chiave è biomeccanico, perché quello che sto facendo è sto modificando la leva di un esercizio al fine di avere un momento sull'articolazione minore che mi permetta comunque di continuare. È simile al concetto dei dropset, solo che lì stavo diminuendo il carico, qui sto diminuendo il momento che c'è sull'articolazione, che grosso modo è la stessa cosa, ok? Nel senso che tanto alle fibre, diciamo, il corpo quello che percepisce delle forze esterne, un momento che dipende da quanto è lungo il braccio della forza, e quindi una quantità di lavoro che deve fare per poter resistere quella forza esterna. Quella resistenza esterna. Quindi nei dropset meccanici quello che fate è questo, oppure in alcuni di quelli che vi ho citato è semplicemente che spostate leggermente diciamo, la posizione del movimento, a volte la posizione non so, la supinazione, la pronazione, altre cose, cambiate leggermente il movimento e quindi andate a utilizzare un pochino di più dei muscoli che sono più freschi perché erano utilizzati meno nella versione precedente e fate riposare un po' di più quelli che invece erano i muscoli principali che utilizzavate prima. Ad esempio, in una spinta a 45 gradi con i manubri c'è molto lavoro dei deltoidi frontali e molto lavoro dei fasci clavicolari del pettorale. Se scendete in piano,
Lavorate un pochino di meno queste due cose e per un po' di più invece i fasci sternali del pettorale. Quindi avete spostato un pochino il lavoro da altre parti che non avevate utilizzato pesantemente prima. Questo è il concetto di offset meccanici. Per terminare, voglio dirvi di quanto usarli, ve l'ho detto, non esagerate. Per darvi dei numeri, diciamo, non più del 20% della vostra sessione, secondo me, dovrebbe essere dedicata a queste cose. Quindi di 10 esercizi, un paio potrebbero essere dedicati a queste cose. E anche quel paio di esercizi, partite con delle serie, tra virgolette, normali, in cui fate un range di ripetizioni che può essere anche altre ripetizioni, però senza queste tecniche. E poi il mio consiglio è di utilizzare le tecniche metaboliche nell'ultima serie, o per quell'esercizio o per quel gruppo muscolare. E il motivo di questo è che una volta fatte queste cose, se le avete fatte come si deve, sarete estremamente stanchi. Quindi farle nella prima serie di un esercizio vi rovina tutte le serie che vengono dopo, ok? Quindi o vi lasciate una porzione dell'allenamento a fine sessione per fare tecniche metaboliche, oppure, per esempio, se in un allenamento fate sia i bicipiti che i deltoidi laterali, fare delle tecniche metaboliche nell'ultima serie dei bicipiti non va a influenzare ovviamente i deltoidi laterali. Avrete un pochino di fatica che è dovuta ovviamente, ma questo tutto influenza tutto all'interno di una sessione. L'importante è che non state stressando e affaticando quel muscolo se poi dovete farci altre cose. Quindi non partite, iniziate con delle croci al pec deck con dropset e poi andate a fare la panca piana, ok? Per fare una cosa del genere dovete veramente avere delle buone ragioni, ok? E al momento non me ne vengono. Quindi lasciate il lavoro metabolico a fine allenamento. Un'altra soluzione che potete, ci sono in realtà tre soluzioni che vi voglio proporre. Questa è la prima. La seconda è quella di dedicare degli allenamenti al lavoro metabolico. Quindi avete degli allenamenti settimanali all'interno della settimana in cui puntate sul sovraccarico progressivo e fate un lavoro normale, magari anche altre ripetizioni, però recuperi più ampi. E poi una sessione che è più dedicata a questo genere di lavori. Questo è un approccio che utilizza molto John Meadows, non so se lo conoscete. L'altra opzione, è invece un'opzione che propone Israedel, è quella di avere dei mesocicli metabolici. L'ho provati con alcuni clienti. La mia opinione è che è abbastanza stressante farci un intero mesociclo, però se vi piace, che è la cosa poi fondamentale, potete fare magari qualche settimana, non tanto lunghe, 2-4 settimane, in cui il lavoro è prevalentemente alte ripetizioni, recuperi bassi e con tecniche metaboliche. Quindi avete queste tre opzioni. In ogni allenamento, a fine allenamento, in uno o più allenamenti settimanali dedicati o in un mesociclo dedicato. Okay? Quindi queste tre opzioni a livello di periodizzazione. Il mio approccio personale, quello che ho riscontrato anche piace di più ai clienti, è di averne un pochino ogni allenamento e non dedicare un mese a queste cose e non averlo per niente negli altri mesi, o eventualmente avere una sessione che è più dedicata a questo e altre sessioni, tra virgolette, più normali. Un ultimo cenno, e questa è una cosa su cui mi ha fatto pensare Joe Bennett, che è un altro che vi consiglio di seguire, è che alla fine di un allenamento in cui avete stressato un muscolo, ma soprattutto avete stressato le articolazioni, fare dei lavori che vi fanno affluire più sangue a quell'articolazione, quindi si portano dietro anche più nutrienti e ossigenano quella zona, male propriamente non fa. E quindi se volete un altro piccolo beneficio delle tecniche metaboliche è proprio questo, cercare di far affluire sangue più sangue possibile in quella zona e iniziare, quindi facilitare l'inizio dei processi di riparazione dei tessuti. Ok? Spero di aver parlato in modo esauriente delle tecniche metaboliche. So che non ho parlato di tutte, farò magari dei video in cui vi mostro delle applicazioni pratiche, anche se già ho accennato a qualcosa, e vi lascio e ci sentiamo al prossimo video.